Ciao a tutti! Allora, questo sarà un video in cui vi parlo, vi faccio vedere le palettine che ho preso di Lisa Eldridge. Ho registrato un Get Ready With Me con questo trucco, sicuramente ne registrerò degli altri. Ho preferito fare un video separato senza farvi vedere la realizzazione che c'è poco da vedere, da realizzare, non vi servo io, ecco, per farvi vedere appunto come si usano questi ombretti. Ripeto, li vedrete insieme sicuramente perché sto sperimentando. Spoiler, mi piacciono da morire, cioè sono in assoluto fra gli ombretti che mi piacciono di più, tra quelli che ho. Dovessi farvi un podio, diciamo, fra gli ombretti preferiti, Natasha Denona, Charlotte Tilbury e Lisa Eldridge. A che posto la metto? Tra il primo e primo a pari merito con Natasha Denona. No, no, diciamo che stanno tutti lì, lì, ecco, abbastanza sullo stesso livello. Costano 59 euro ciascuna, le ho prese dal sito ufficiale che è l'unico al momento che le rivende. Non far mai sconti, che io sappia, quindi questo. Io le ho prese praticamente due, le ho prese subito, appena uscite, proprio andate online, cioè nell'istante in cui sono andate online. La terza l'ho presa in un secondo momento perché, insomma, vista la spesa, l'ho, diciamo, spalmata e prima volevo anche essere sicura. Non che avessi molti dubbi, però volevo un attimo vedere. Allora, sto facendo questo video che sono le 4:20 del pomeriggio, quindi la luce è quella che è, però secondo me è molto veritiera, dovrebbe farvi vedere i colori bene. Io comunque ho già delle clip, registrerò delle clip con la luce artificiale, così li vedete in entrambi i casi. Quello che non potete, secondo me, percepire dai video, in generale, questo lo dico perché ho visto tanti video anche io, è la qualità, cioè il modo in cui si gestiscono questi ombretti, che è fenomenale. Secondo me, due sono i grandi pregi di questi ombretti: la semplicissimissima gestione, cioè sono veramente. Si sfumano da soli, letteralmente. Quando vi dicono si sfumano da soli, ecco, in questo caso è vero, a prescindere dai pennelli, quindi sono molto semplici da gestire. E l'altro aspetto, secondo me, grande vantaggio di questi ombretti qua, è il fatto che anche, ribadisco, su palpebre mature, non lisce, rendono benissimo, anche quando avete degli ombretti molto luminosi. Questa cosa è che io apprezzo tantissimo, la potete vedere già dal sito perché Lisa Eldridge sul sito ha messo delle foto di trucchi realizzati proprio su pelle matura, molto matura. Questa cosa è bellissima secondo me. Il packaging, vabbè, io non sono una che si sofferma sui packaging, ma lo trovo meraviglioso perché è compatto, perché io in questo spazio qui ho tre palette, ho 18 ombretti, uno più bello dell'altro, posso farci qualsiasi cosa, sia trucchi più glam, diciamo, che super naturali come questo. Poi un'altra figata pazzesca che mi ha convinto subito è il fatto che siano customizzabili, quindi voi ombretti comunque li potete comprare anche singolarmente. Ci ho pensato, A parte il fatto che vi costa di più, le palette vuote so che le farà successivamente, sicuramente, però io per esempio avendone tre, se parto magari me ne organizzo una, posso riorganizzare, devo stare attenta, mi posso riorganizzare le palettine come piace a me, magari come mi va in quel momento, ma l'aspetto secondo me più bello di questa cosa, degli ombretti customizzabili, ci cioè sono dei buchini che vi permettono di tirarli fuori, è il fatto che se io dovessi finire questo ombretto qua, perché lo uso tantissimo, lo posso ricomprare senza ricomprarmi tutta la palette. Cioè, secondo me, questa cosa qui io mi chiedo: ma perché molti non ci hanno pensato? Cioè, o meglio, vabbè, c'è anche del marketing dietro e tutto il resto. Comunque, io questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Natasha Denona, Charlotte Tilbury e Lisa Eldridge, anche a livello di costo, siamo lì, cioè, come fascia prezzo, siamo lì. Potrei metterci anche Tom Ford. E ho una palette di Tom Ford che mi piace tantissimo, però è anche più cara in realtà. Quindi ecco, Tom Ford diciamo che va giù anche solo per un discorso di intanto di assortimento colorico, a parte la New Deep e le altre, ma anche come costo ovviamente già perde subito.
Allora, iniziamo con gli swatches. Allora, questa è Vega e cosa apprezzo di questa paletta? Il fatto che sia fredda, cazzo, è fredda, 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 ancora fredda. Allora, vi faccio... ci sono delle texture diverse, non starò qua a dilungarmi perché ci sono un sacco di video. Ve li faccio vedere swatchati. E abbiamo questo qui che è sulla mia carnagione. Questo qua, sulla palpebra, in realtà è quasi color carne, quindi non è molto... cioè... non è esattamente un colore di transizione, ma quasi, diciamo, ecco. Ve lo faccio vedere a fianco a lui. Questo è il marrone un po' più scuro. Anche se questo qui è quasi color carne su di me, quindi probabilmente carnagioni più scure sarebbe anche chiaro, io in realtà, infatti li vedete consumati allo stesso modo, spesso mescolo il pennello fra tutti e due. Se per ottenere un colore di transizione semplicemente attingo anche da quello a fianco. E anche se questo qui magari non è abbastanza scuro per fare uno smoky marrone scuro, se vi piace così, anche lì vado a attingere dal nero e ho risolto. Forse, se proprio dobbiamo dire, ecco, il nero magari è meno intenso, vabbè, è abbastanza intenso, è meno intenso magari del nero che c'è nella palette di Natasha Denona da My Dream, però ha un vantaggio enorme, si gestisce da Dio, quindi è bello anche per quello. E un'altra figata di questa palette è questo grigio in base blu che è meraviglioso. Ho fatto uno smoky con... guardate, uno smoky con questo è venuto un trucco bellissimo, stupendo. Ed è, non è semplice da trovare un colore così che poi si gestisca facilmente. Gli ultimi, e questi sono tutti opachi praticamente, con texture varie tra seamless, matte e velvet. Tutti si gestiscono benissimo. Poi c'è questo qua che è un metallic, questo qua, che devo dire ho usato poco. L'ho usato a volte nella palpebra fissa, leggero, leggero, leggero. Ma questo qui che è meraviglioso, è il topper, diciamo così. Si chiama come texture Luminous Supernova. E questo qui lo potete vedere sulla palpebra mobile, si vede benissimo. E questo è bellissimo da sovrapporre a qualsiasi cosa, stupendo. Poi, mi sta scaricando la batteria, vi faccio vedere velocemente gli swatches di questa. Allora, questi sono i primi quattro. Allora, questo qui, che non pensavo, è il mio colore preferito. Cioè, guardate che roba, viene un trucco stupendo anche solo mettendo lui sfumato. Questo è un verdone scuro meraviglioso. Questo devo aggiungere altro, il blu è bellissimo e, ultimi non per importanza, questi due. Questo è sempre il metallic, questo è il Mercurial Luminous Duo, quindi è un multichrome in realtà, e questo qua, stupendi. Ah, non vi ho detto, vabbè, l'avrò scritto sopra in insomma impressione, questa è la Sorcery. Il fatto è che io non so dirvi quale sia la mia preferita fra le tre, vi dico la verità, perché per motivi diversi mi piacciono da morire tutte e tre. E l'ultima che vi faccio vedere, l'ultima arrivata, l'ho usata meno, ma vi dico che non ha niente da invidiare a quelle altre. E le altre due rimaste che non ho non mi interessano, hanno dei colori che proprio non userei. E vi faccio vedere gli swatches di questi velocemente. Allora, questa è la Mid e abbiamo questo viola scurissimo, questo è il topper, diciamo il colore speciale, un po' meno potente degli altri due, però molto bello. Questo malva stupendo, questo viola, sapete, questo qua ha una resa particolarissima sugli occhi che secondo me lo swatch non gli dà giusto merito. Vi metto la foto di un trucco che ho fatto l'altro giorno e capirete cosa intendo, perché è venuto fuori una cosa bellissima. E gli unici due colori che mancano sono questi due, eccoli qua. Cioè, cosa volete dire a queste palette? Io le amo. Vi metterò anche a seguire di ogni palettina gli swatch con la luce artificiale, così li avrete visti in entrambe le situazioni. Ho provato il fondotinta che c'era, avevo preso le card per provarlo, non mi è piaciuto. La pochette che mi è arrivata in omaggio è molto carina, ma vabbè, non è niente di imperdibile. Questa palette invece sì, ve le dovete accattare. Niente, io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video e sicuramente ci vedremo per qualche altro Get Ready With Me, perché non che non si possano fare con altri ombretti, ma ve li farò vedere all'opera.